Cioè la Fiorentina dovrebbe venire incontro alla Juventus per favorire... Cosa che sarà costretta a fare il 30 di agosto. Vabbè, quello è cosa che sarà costretta a fare. Scusa, forse è proprio questa però la tattica. Posso farti io una domanda al contrario? Penso che la Fiorentina sia liberissima in quanto cede il giocatore di chiedere la cifra che vuole, come la Juventus è liberissima di dire ciao grazie vado a prendere un altro. Potrebbe avere ragione lui, ma io non capisco perché dovrebbe venire incontro alle richieste nel momento in cui sa che la Fiorentina piace Arthur, lo rivorrebbe a Firenze e quindi te lo suggerisce anche. No, la Juventus sta cercando di levarsi una zavorra, non mi prendere in giro. Ma tu pensi che io sono qua a fare il picco secco? Ma tu veramente mi stai dicendo che la Juventus vuole fare un favore alla Fiorentina? No, questo no, però sicuramente vorrebbe una risposta diversa, non facciamo due trattative indipendenti. Ma la risposta della Fiorentina risponderà a quello che vuole, non è che devi dire alla Juventus cosa deve rispondere la Fiorentina, scusami Ma risposta la Fiorentina, 40 milioni. La Fiorentina risponderà a quello che vuole e la Juve ha il diritto sacrosanto di decidere altresì cosa fare. Cioè, non è che però può fare il favore della Fiorentina obbligata a rispondere in quella maniera. Anche perché, scusami, io mi metto nei panni della Fiorentina col piffero che metto dentro Arthur nella valutazione. Perché Arthur per te è una zavorra. Io ti dico, caro mio, se vuoi Nico Gonzalez è questo. E poi se vuoi ci mettiamo a discutere di portarmi Arthur. Ma lo farei anch'io. Il discorso che fai tu aveva senso se la Fiorentina era obbligata a vendere Nico Gonzalez. Ma evidentemente la Fiorentina...